poche, ogni mezz'ora 150. Quindi già questa cosa fa sì che ci siano. Innanzitutto noi partiamo dal fatto che ci sono delle regole certe, che tutti noi italiani conosciamo e che tutti gli italiani vogliamo rispettare, per cui sappiamo che dobbiamo avere le mascherine e quindi qua è obbligatorio avere le mascherine. Sappiamo che dobbiamo avere delle distanze e noi facilitiamo il percorso cercando di dimostrare, di far vedere quali sono le distanze e misuriamo la febbre. E facciamo tutta una serie di procedure, peraltro certificate da un ente importante come RINA, certificando quello che noi facciamo, che è aiutare a mantenere quello che deve essere. Per facilitare il mantenimento delle distanze, quindi avere meno visitatori nel percorso, abbiamo diminuito da circa 650 visitatori ogni mezz'ora a 150. Poi vedremo anche col passare del tempo se sarà una misura giusta o va aumentata o se è diminuita. L'importante è dare la sicurezza a tutte le persone che vorranno venire a trovarci. Le attività, diciamo, erano quelle di manutenzione degli animali, e quindi cibare gli animali, addestrarli, continuare a dargli vita e divertimento e poco altro, anche perché tante attività erano proibite, quindi noi ci siamo dedicati alla cura dei nostri animali, farli sentire, non farli sentire soli. Beh, io so che i genovesi e i liguri sono molto attaccati a questa struttura e ci hanno richiesto in tanti di poterla vedere riaperta. Contiamo di averli, ovviamente i liguri siamo meno che i piemontesi o lombardi, però avremo un pubblico, un buon pubblico, specialmente pubblico affezionato e gente che sta chiamando, finalmente il telefono squilla, le email arrivano e la gente sta prenotando. Se lo fai superare la...